Parlando di calcio, che partita ho visto io in questo Barcellona? Notiamo, le azioni pericolose dell'Ei Abarro sono state tutte simili all'occasione che ha portato al gol, ovvero una linea di ben due centrocampisti, Escalante e Garcia, che partivano per dare una mano, diciamo, al trio Verdi Inui Keiko, che erano dietro il supporto della punta che poi ha marcato Baston, e praticamente mettevano in netta inferiorità numerica il quartetto difensivo, che purtroppo ancora una volta ha beneficiato di un centrocampo, cioè ben maleficiato, scusatemi, di un centrocampo che nel primo quarto d'ora è stato in sordina, Cristiano Busquets, Rakitic, Mascherano, ha regalato un po' di campo e Abarro è stato bravo a scalare le posizioni con i due meccanici, un 4-1-4-1, facendo allargare i due esterni che distraevano Alves ed Alba, che dovevano marcarli. Purtroppo i due centrali si sono trovati esposti a questi rischi ed hanno, insomma, beccato il gol. Poi però, fortunatamente, salendo in cattedra la squadra, oltre al centrocampo anche gli esterni si sono un po' sgombrati da questo compito di tenere a bada i due esterni, e quindi hanno avuto di fronte a una squadra molto più attendista, che probabilmente avrebbe voluto gestire meglio lo 0-1, cosa abbastanza impossibile, secondo me, lo dico senza presunzione. E quindi, a furia di, diciamo, marciare per trovare l'occasione da gol, hanno trovato un buco in Giunca, che è l'esterno sinistro loro, dove Alves e Ramirez praticamente hanno tenuto bene su quella fascia ed hanno consentito comunque di bloccare la partita. Con questo, che cosa voglio dire io? Voglio solamente spiegare come il Barcellona debba essere un poco più propositivo, ma non in difesa, perché poverini, se lasci 2 contro 4 è normale che non vai bene. Certo. Di lasciare comunque il centrocampo, fare come Frangiflutti tra difesa ed attacco, perché comunque il Barcellona è una squadra che, come si vede, gioca in cambi veloci oppure in sovrapposizioni dei due esterni, che siano di attacco o di difesa. Quindi, agganciandomi alla partita anche contro il Getafe, voglio una squadra che, come contro l'Eibar, è stata in grado di avere sulla fascia maggiore copertura, ma anche maggiore spinta, quasi da calcio, primo calcio totale degli anni 70-80, che ha caratterizzato la prima Olanda nascente, che poi un modello che ha portato anche Cruyff al Barcellona. Quindi, come contro l'Eibar, io voglio la stessa partita contro il Getafe, ovvero le due fasce che spingono molto, che poi abbiamo trovato il buco sull'esterno destro, non fa altro che Giovlacci, ma voglio anche un centrocampo che sia un ago della bilancia tra i due reparti. Questo chiaramente non si è visto contro le barre per tutti i 90 minuti, però è importante che per la maggior parte della partita sia così, altrimenti finiamo per passare tutta la partita come i primi 15 minuti delle barre, ovvero in apnea costante. Però fortunatamente i ragazzi hanno carburato bene con il tempo e ci hanno consentito, soprattutto anche grazie poi nel secondo tempo ad un ottimo Neymar, di spingere sugli esterni per servire Suarez, che praticamente, sfruttando i palloni come vero centravanti che ci è mancato anche negli anni scorsi, di portare a casa una partita sicuramente molto più ostica di quello che qualcuno, qualche tifoso media, potesse pensare. Mm.
Sì, condito. Senti, invece Giuseppe, per quanto riguarda questa espulsione di Mascherano, che pensi? Mi è sembrata un po' strana. Mi è sembrata molto strana, Max, parecchio sospetta, sai com'è, arrivi al classico tra un po' e giustamente Mascherano viene espulso in una maniera piuttosto discutibile e sinceramente mi dà molto di aiutino anche perché l'arbitro durante la partita diciamo che l'abbiamo bersagliato parecchio perché ha fatto vedere cose che sinceramente non mi sono piaciute. C'erano, se non sbaglio, un paio di rigori, un cartellino ingiusto a Piqué, una munizione ingiusta. Probabilmente solo quella Neymar, come scrissi anche nel post della pagina, Sì. che era, diciamo, per proteste ci può anche stare. Però il cartellino rosso a Mascherano, sapendo che, e proprio l'altra volta ne stavamo parlando, Mascherano è uno dei perni, e come dice Francesco proprio, è Mascherano che tiene il centrocampo e la difesa, fa diverse cose durante la partita, dà sicurezza ai reparti. Quindi se tu vieni a togliere Mascherano, che è un po' un collante, perché cosa succede? Succede che ti crolla un po' l'idea di gioco. Quindi, di conseguenza, è un'espulsione pesante quella. E onestamente sto vedendo cose veramente discutibili quest'anno, ma da un po' che non ne vedevo così, però quest'anno mi sembra veramente. Ma io non voglio parlare di complotto, di organizzazione, delle società, non parlo di questo, però tutti questi diciamo, favori, tra virgolette, se riesci a captarli, probabilmente te ne convinci anche che ci siano, perché non è impossibile che queste cose accadano proprio per favorire il Madrid. E già Simeone, lo ripetiamo sempre, ce lo aveva anticipato a più riprese. Quindi, ripeto, è un'espulsione che mi dà molto di previsione del classico per favorire quantomeno il Real Madrid, però non voglio cercare, guarda, di non convincermi di questa cosa, perché sai, poi diventerebbe triste per loro che vanno affermando di essere i più forti, di essere i campioni di Spagna, quei più titolati, tutte queste cose qui che si creano queste favolette, però ripeto, è una cosa che io non so veramente il Real Madrid come fanno i tifosi, i giocatori, ma la dirigenza, non so, ad avere orgoglio in queste cose, onore, perché sinceramente sfavorire l'altro con questi trucchetti, io onestamente direi, preferisco affrontare il mio avversario completo sul campo, cioè vediamo quanto valgo io e quanto valgono loro. Invece proprio deve arrivare a tanto, ma guarda, io voglio ancora titubare su questa storia. Sei abbastanza, diciamo, pensi che questa cosa si possa fare? Io ho ovviamente qualche dubbio, cioè che non c'è niente da fare, ormai è così, cioè non, no? Che pensi tu, Francesco? È stata una cosa un po' strana, l'arbitraggio, io l'ho detto, l'ho definito più volte, cioè non è tanto sul rigore, c'era quel rigore su Neymar. Però sono state questo fatto di fischiare metodi, modo di fischiare le punizioni, il fatto che loro questi delle Iabarra a un certo punto hanno cominciato a picchiare pesantemente, erano impuniti, anzi poi si ammoniva Busquets o altri giocatori al primo fallo e poi questa farsa di Mascherano è stata veramente una farsa, cioè ha aspettato che succedesse, no? Sembrava quasi che era stato mandato lì per trovare un po' il cavillo per danneggiarci, ecco, non farci perdere la partita, danneggiare il Barcellona sapendo che ha una rosa in questo momento molto ristretta e si avvicina al classico, ecco, quindi io l'ho vista un po' così. Francesco, tu che pensi? Allora, ti dico
siccome si parla di una cosa di extracalcio, mi limiterò a dire una semplice cosa rispondendo a Giuseppe che aveva detto: non capisco come facciano a rendersi orgogliosi di questa cosa del danneggiare una squadra avversaria sapendo delle difficoltà. Loro si chiamano Real Madrid, noi ci chiamiamo Barcellona. Penso che basti questo, per loro è motivo di orgoglio perché per un fatto storico sono sempre stati così. Quindi è inutile parlare. È inutile, è inutile, è inutile. Lo so, fra. Purtroppo però dà veramente, scusami se ti ho interrotto, però mi dà veramente fastidio. Una cosa che non accetto molto, però non è da adesso che va avanti, lo so, quindi A chi non dà bisogna. fastidio? A chi non dà fastidio? Giuseppe, ma noi siamo il popolo catalano e dobbiamo da sempre dimostrare di essere più forti al di là di tutto. Hai ragione. No, no, vabbè, questo è fuori un po'. Senti Giuseppe, quanto tempo hai ancora? Perché sappiamo che hai un impegno e ci devi lasciare. Max, posso trattenermi un altro quarto d'ora? Allora, Un altro quarto d'ora se posso ti trattieni trattenermi? un altro quarto d'ora, io adesso mando i gol della partita con l'Eibar, la tripletta di Suarez e la intervista sia a Suarez che a Luis Enrique a fine partita e poi rientriamo e così che parliamo intanto di una cosa che hai postato sul gruppo, sulla pagina, scusa, per quanto riguarda questo nuovo attacco di Marca al Barça e poi insomma parliamo anche un po' di mercato perché ovviamente oggi ieri ne sono uscite ancora altre, insomma, addirittura di Pato, insomma, veramente cose dell'altro mondo, ecco, va bene. Allora, ci sentiamo i gol ovviamente da Raku dei tre gol di Suarez e poi sentiamo sia Luis Enrique che Suarez, insomma che Suarez è felicissimo della tripletta che ha fatto domenica scorsa e poi invece Luis Enrique che è un po' arrabbiato per aver preso l'ennesimo gol, però poi dice sempre difficile incontrare l'Eibar che ammette intensità durante la partita, però poi la forza del Barça ha fatto il meglio. Quindi andiamo a sentirci i contributi e rientriamo subito. Busquets combina l'esquerra amb Neymar, se'n fa un, es fa el segon, el tercer, la dona per Luis Suárez, Luis Suárez amb Busquets, Busquets en profunditat per Sandro, Sandro, Luis, gol! Sandro, Luis, gol! Rep la pilota a la banda esquerra, Neymar, que genera una superioritat. La pilota a la mitja punta per Busquets. Passada profunda de Sergio Busquets a l'interior de l'àrea. Sandro que la baixa perfecta. I a l'interior de la petita de cap inapel·lable el matador uruguaià Luisito Suárez, gol! 21, gairebé 22 de la primera, gol del Barça, empat a Suárez, Barça 1, Eibar 1. Doncs Borja Bastón ha tingut el segon, eh? Sí, i a més aquesta, a mi sí, em compte sembla. La recuperació de Neymar, que és molt bona, entra a l'àrea Neymar, continua Neymar, se la posa a la dreta, toca per Luis Suárez, el control i el gol! Gol! Gol, 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 gol! Del matador uruguaià Luisito Suárez. El Barça havia perdut la pilota, bona la pressió alta de Neymar que la recupera molt a prop de l'àrea contrària. Neymar que assisteix Luis Suárez que bé posa el cos, que bé supera el defensa el matador uruguaià i amb la dreta clava la pilota a prop del pal dret de la porteria de Riesgo. Gol del Barça, gol important de Luis Suárez. 3 i mig de la segona. Barça 2, Eibar 1. Busquets
combina l'esquerra amb Neymar, se'n fa un, es fa el segon, el tercer, la dona per Luis Suárez, Luis Suárez amb Busquets, Busquets en profunditat per Sandro, Sandro, Luis, gol!